Precedente corpo come Shirdi Sai Baba, ad ogni devoto era stato insegnato qualcosa attraverso le azioni. Per esempio, Damu e Nana stavano rendendo servizio al signore Shirdi Baba. Baba aveva raccolto un po' di monete di rame e giocava con queste monete lanciandole da una mano all'altra, provando i giochi in diversi modi. Sembrava stesse esaminandoli individualmente. Non scambiò nemmeno una parola con Damu e Nana. Continuò a giocare con le monete per mezz'ora in questo modo. Nana, curioso di sapere ciò che stava facendo Baba, gli chiese perché stesse esaminando quelle monete. E glielo chiese più volte. Alla fine Baba rispose: «Caro figlio, sto ripetendo la stessa azione più volte, è vero, ripetendo le stesse parole. Guardate quell'albero di mango di fronte a voi, è pieno di fiori. Le foglie sono appena visibili. Se tutti i fiori dell'albero diventassero frutti, i rami sopporterebbero il peso». Ma non succede in questo modo. La maggior parte dei fiori vengono spazzati via dal vento, molti altri invece si ritirano da soli.
e solo alcuni di loro diventano frutti. Di questi, alcuni vengono mangiati dagli scoiattoli, dagli uccelli o dalle scimmie. In questo modo il 90% dei fiori non daranno frutti. Solo il 10% rimane sull'albero. Non è così? E tutti concordarono che era così. E Shirdi Baba disse: Nessuno viene per causa mia. Baba continuò dicendo: Allo stesso modo migliaia di devoti vengono da me. Sono tutti devoti buoni e maturi? Molti cadono durante il periodo in cui vengono da me. Alcuni vengono per ottenere, cercare di raggiungere la soddisfazione dei loro desideri. Alcuni cercano la ricchezza. Molti stanno arrivando per studiare o per avere relazioni, lavori o matrimoni o altri desideri personali. In ognuno di essi c'è qualche difetto. E nessuno viene per amore mio. Io ho una cosa preziosa da offrire nei miei forzieri, ma nessuno la cerca. È per questo motivo che sto esaminando le monete. Tra queste monete ce ne sono alcune che sono logore, alcune degradate, altre distorte e senza valore. Così come sto esaminando i difetti di queste monete, sto anche cercando i difetti tra i devoti che vengono da me. Sto cercando di scoprire che tipo di difetti ci sono in queste persone e se con quei difetti riescono davvero a comprendere la mia verità. Mi vogliono, ma tutti i loro desideri sono legati agli oggetti banali. Come posso fare con questo loro atteggiamento? Come potete raggiungere la vostra destinazione se salite su un treno sbagliato andando in un'altra direzione? Loro mi vogliono, ma non fanno sforzi per realizzarmi. Tra i tanti che vengono da me, uno solo su mille fa veramente lo sforzo di realizzarsi. Le menti dei cosiddetti devoti sono girate nella direzione sbagliata, quando i loro desideri non sono soddisfatti. Se i desideri sono soddisfatti, mi lodano, ma se un desiderio non viene realizzato, arrivano persino al punto di insultarmi. Anche mentre cercano di capirmi, nutrono dei dubbi dalla testa ai piedi. Alcuni mi lasciano anche quando i loro desideri mondani non sono soddisfatti. Questi non sono devoti sinceri. Sono di fatto i peggiori peccatori. Come possono raggiungermi? Disse Baba. Un tempo un uomo facoltoso arrivò con un sacco di soldi da Shirdi Baba, con l'obiettivo di ottenere la saggezza suprema. Si vantava della sua ricchezza e Baba gli chiese: Quanto tempo starai qui? E lui rispose che era venuto con un taxi e che comunque sarebbe dovuto tornare indietro nel giro di 2 giorni. E Baba disse: Se hai così tanta avidità di ricchezza, come puoi realizzare Dio? Non è un obiettivo che può essere raggiunto in un tempo prefissato. Vattene. Baba si accorse che era immobile, seduto e divenne furioso. Lo cacciò fuori, brandendo addirittura un bastone. A chi cercava la sua grazia con purezza di cuore e devozione disinteressata, Baba conferiva la sua grazia abbondantemente. Mataji Krishna Priya era un tale devoto.
Viveva a Nagpur ed era solito adorare Krishna e considerare Baba come un'altra forma di Krishna. Visitò spesso Shirdi e cercò le benedizioni di Baba con una devozione genuina. Una volta andò a Simla. Stava cercando di offrire amore e devozione incondizionata a Krishna, considerandolo come Baba. Venne a sapere che Baba aveva lasciato il suo corpo alle 2:30 del pomeriggio, il giorno di Vijaya Dasami nel 1918. Subito dopo seguì Ekadasi. Baba aveva detto al suo devoto Kakaji durante l'anno 1916 che Dada avrebbe lasciato il corpo nel 1918. Kakaji pensò che fosse Baba, un altro devoto, e non pensava stesse facendo riferimento a Baba stesso. Il 28 settembre 1918 Baba sviluppò una febbre elevata. 2 giorni prima aveva raccolto cibo cercando l'elemosina in alcune case. Prese quel cibo a mezzogiorno e aveva espresso il suo desiderio ai suoi devoti di essere portato in un certo posto di nome Butuada. Sperava di passare un po' di tempo in silenzio lì. In quel posto, un tempio di Muralidhara era stato costruito da un devoto di nome Bhuti. Egli voleva che Baba installasse l'idolo di Krishna nel tempio, ma Baba stava rimandando il lavoro con un pretesto o un altro. Il devoto non voleva installare l'idolo senza le benedizioni di Baba. Fino alla fine Baba non disse nulla riguardo all'installazione dell'idolo. Chiese a Bhuti e Kakaji di andare a prendere il pranzo. Sentendo che Baba stava meglio, uscirono. Baba aveva 9 monete, 9 rupie sotto il cuscino. Li portò fuori e li diede a Lakshmi Bai. Quindi Baba chiamò Shyamma chiedendogli di avvicinarsi a lui. Shyamma si sedette vicino a Baba e Baba si adagiò sulle spalle di Shyamma e morì. Quando Krishna Priya venne a conoscenza di tutto ciò, si sentì molto triste per tutto il giorno. Il giorno dopo tenne chiuse le porte e le finestre della sua casa, a causa anche del forte freddo a Simla. Mentre stava riposando nella casa, un monaco alto e ben vestito arrivò alla porta accanto e chiese di Mataji. Fece questa richiesta non perché non sapeva dove fosse Mataji, ma solo per fare sapere agli altri che era fisicamente presente a Simla. Il vicino mandò un servo con un ombrello, poiché stava nevicando, per mostrare la casa dello sconosciuto Mataji e bussò alla porta. Mataji aprì la porta e non poté credere davanti ai suoi occhi. Si chiese come poteva essere che Baba, morto il giorno prima, era lì a Simla. E chiese: come hai fatto a venire così presto? Ci vogliono almeno 3 giorni per venire da Shirdi a Simla. E Baba disse: cara figlia, io sono dappertutto. Mi hai adorato sotto la forma di Krishna. È tutto ciò che sai di me? Ho freddo, per favore, prendimi del tè caldo. Lei le preparò il tè e lo offrì a Baba. Dopo aver preso il tè, Baba disse che aveva fame a causa del lungo viaggio. Krishna Priya gli portò del chapati e del curry, a cui piaceva molto Baba. Dopo aver preso il cibo, Baba si lavò le mani, le asciugò in un asciugamano e disse:
Lo scopo per il quale sono venuto è terminato e quindi me ne vado. In quei giorni nessuno osava scambiare parole con Baba. Se qualcuno si opponeva a dire qualcosa al contrario, Baba avrebbe preso il bastone contro di loro. Nessuno osava contraddirlo. Quindi Krishnapriya non poteva dirgli nulla. Le regalò però una ghirlanda di gelsomini. Krishnapriya lo guardò mentre stava uscendo, camminando attraverso il viale. In Simla, lungo la strada erano solite esserci delle profonde vallate. Mentre Baba stava camminando, alcuni operai erano impegnati in alcuni lavori stradali. Notando che Baba era sulla strada, sdraiato, corsero per salvarlo. Ma non trovarono lì nessuno. Baba era scomparso. Prima di congedarsi da Krishnapriya, Baba sussurrò nelle sue orecchie: "Mi vedrai nel 1926". Lei non sapeva come poterlo vedere. Quando sono andato a Simla circa 15 anni fa, Krishnapriya è venuto a vedermi. Stava tremando a causa del freddo. Lei chiese: "Baba, hai dimenticato la promessa che mi hai fatto tanto tempo fa?" E io le dissi: "Sei tu che hai dimenticato, non io. Io non dimentico mai ciò che prometto. Questi sono alcuni degli aspetti della manifestazione di Shirdi. Quando Shirdi Sai ha cercato di impartire saggezza, non attraverso i discorsi. Tutto è stato insegnato con metodi severi. Questo il motivo era perché in quei tempi erano necessarie, a causa di delle condizioni prevalenti, erano necessari quei metodi. Una volta la moglie di Dada portò suo figlio da Baba con l'intenzione di restare per qualche tempo a Shirdi. Ottenne l'approvazione riluttante del marito per la visita. A quel tempo dilagava la peste a Shirdi. Il secondo giorno dal suo arrivo il bambino sviluppò la febbre e bolle in tutto il corpo. La madre si sentì dispiaciuta per non aver agito in base ai consigli del marito e si lamentò perché non sapeva come proteggere il figlio dall'afflizione. Si precipitò immediatamente da Baba e gridò forte: "Baba, Baba!" E Baba le chiese perché era venuta. Disse: "Il tuo bambino ha la febbre? Sono le bolle sul suo corpo? Non solo il bambino, ma anche io sto avendo delle bolle." Sollevò quindi l'indumento e mostrò tutto il corpo in ebollizione. Malaspati, che era lì vicino, esclamò: "Swami, quali grandi bolle sono queste?" Toccò il corpo di Baba e scoprì che aveva la febbre alta. La temperatura addirittura arrivava fino a 105-106 gradi Fahrenheit. La madre gridò: "Oh Baba, la malattia ha colpito non solo mio figlio, ma anche te. Chi ti proteggerà?" E stava soffrendo. Baba disse: "C'è dell'altro per proteggere colui che è il protettore di tutti?" La madre pregò immediatamente il perdono di Baba. Poco dopo la febbre scese. La madre tornò a casa felice e vide che la febbre e le bolle erano svanite. Esclamò: "Baba, hai preso la malattia di mio figlio?" In quel modo Shirdi Baba era solito dimostrare i suoi poteri ogni volta che si presentava l'occasione. Qual era stata la ragione di questo? Era dovuto unicamente alla fede totale che i devoti avevano in Baba. I devoti seguivano implicitamente qualsiasi cosa Baba ordinasse loro di fare.
Non è così in questi giorni. Ogni qualvolta Swami pronuncia qualcosa, vengono sollevate 10 domande. Oltre alle domande, ci sono i dubbi dalla testa ai piedi. Questo è dovuto all'influenza dell'istruzione moderna. Questo sistema sta minando la fede nei valori umani. Qualunque aiuto possa ricevere un uomo, egli è assolutamente ingrato. Ci si dimentica del bene fatto e ci si ricorda solo il danno. Di conseguenza la natura demoniaca sta crescendo negli esseri umani. In passato gli esseri umani conservavano almeno le qualità umane. Oggi gli uomini di umano hanno solo la forma, ma si comportano come animali. Tutti i loro impulsi sono egoisti. Quando i loro desideri vengono soddisfatti, arrivano sorridendo, pronunciando Baba Baba. Se i loro desideri non sono soddisfatti, hanno atteggiamenti bestiali. Come può essere questa la devozione per Baba? Solo quando gli uomini perderanno la loro natura animale potranno diventare umani. Questo è l'anniversario del giorno in cui Shirdi Baba rinunciò al suo corpo. I fatti relativi al suo passaggio devono essere compresi. Il 28 settembre 1918 Baba sviluppò una febbre alta. Stette bene per 17 giorni. Il 15 ottobre Baba non si trovò più da nessuna parte. Nana, Kaka, Das e Lakshman Rao lo cercarono dappertutto. C'era un piccolo pozzo vicino e andarono a vedere se fosse caduto lì. Quando tornarono nella dimora, lo trovarono vicino alla porta e Baba disse loro: "Dove state cercando? Chi state cercando? Me?" Sono in un posto e voi mi cercate altrove. Io sono in tutti i cuori puri. Voi mi state cercando in tutti i posti inquinati. Come potete trovarmi? Poi si sedette. Baba lasciò il corpo solo il 15 ottobre. Arrivò a sviluppare la febbre fino al 28 di settembre. Poi stette bene per 17 giorni. Dopo che Baba lasciò il corpo, sorsero diverse polemiche. I maomettani vennero là e reclamarono che il corpo apparteneva loro. Gli Hindu sostenevano che il corpo appartenessero loro. Baba era solito dichiarare di volta in volta: "Allah Malik, Allah Malik." Per questo i maomettani affermarono che Baba era musulmano. Altre volte Baba era solito dire Rama Malik, Krishna Malik. Per questo motivo gli Hindu affermavano che io fossi un Hindu. A causa di queste affermazioni rivali, il corpo fu tenuto per 36 ore, in quanto nessuna decisione poteva essere presa in merito al modo di sepoltura del corpo. Per evitare scontri tra i due musulmani, il sovrintendente della polizia ed altri funzionari arrivarono lì e chiesero a tutti i residenti di riunirsi. Decisero di far votare le persone per scoprire come la maggior parte della popolazione locale voleva che gli ultimi riti funerali venissero fatti per Baba. Tutti scelsero la modalità indù. Quando si arrivarono a quella decisione, venne scavata una buca nel mandir. Alcune persone si opposero allo scavo. La disputa proseguì e alla fine venne deciso dalla polizia di organizzare il samadhi e consacrarlo nel tempio di Muralidhar. Quello è il tempio e dell'attuale santuario del Samadhi di Baba.
In questo momento si è verificato un incidente importante a Simla. La ghirlanda data a Mataji Krishna Priya fu posta sull'idolo di Krishna da lei in presenza di tutti nella sua residenza. Molti si chiesero perché stava dando questa ghirlanda all'idolo di Krishna, visto che era una devota di Sai Baba. I bhajan stavano andando in quel momento. La ghirlanda collocata sulla figura di Krishna cadde sulla foto di Baba. La ghirlanda collocata sull'immagine passò alla figura di Krishna. E tutti a Simla si rallegrarono della scoperta che Krishna e Sai Baba erano uno. Quando tutte le persone vennero lì la mattina successiva, scoprirono che la ghirlanda data da Baba non era più sull'idolo di Krishna, ma quella ghirlanda venne trovata sul samadhi di Baba nella mandira. Perché Baba manifestò tali miracoli? A quei tempi c'erano differenze amare fra gli indù e i musulmani. Al fine di porre fine a tali differenze, Baba voleva mostrare attraverso i suoi miracoli la verità che Baba è il maestro supremo di tutti gli esseri e non aveva differenze di casta o comunità. La sua religione è comune alle persone di tutte le fedi ed è buona per tutti. È osservata da tutte le persone pie. Questo è il credo per tutta l'umanità. La saggezza spirituale non è qualcosa che si riceve dagli altri, deve sbocciare dall'interno. Ognuno deve sviluppare la fede con i propri sforzi. Coloro che mancano di tale fede si rivelano molto lontani da Dio. Le loro stesse azioni passate spiegano tale mancanza di fede. Molti trascorrono tanti anni qui a Prashanti Nilayama, ma per un motivo o per l'altro se ne vanno. Ciò è dovuto all'effetto del loro karma. Nessun uomo può sfuggire alle conseguenze delle sue azioni. Una persona può essere studioso o asceta, può vivere in una foresta o in un tempio. Può qualcuno evitare le conseguenze del suo karma? Molti che affermano di essere grandi devoti cadono via prima o poi. La verità è che non erano dei veri devoti nemmeno prima, è tutta una finzione. Qualunque cosa sia esistita, la devozione non andrà molto lontano, né la devozione arriverà dove era assente. Ciò significa che la devozione era assente fin dall'inizio. Quelli che erano soliti proclamare la propria devozione dicendo Swami è tutto per noi, in realtà non avevano alcuna devozione. Era tutto uno spettacolo. Nessun vero devoto lascerà mai Swami. Colui che lascia Swami non sarà mai un vero devoto. In questo contesto bisogna realizzare la vera natura della devozione, che non può essere compresa da nessuno. Si può ricordare il nome di Dio nei suoi molti momenti, nei suoi ultimi momenti. L'uomo può ricordare il nome di Dio nei suoi ultimi momenti. Quando i messaggeri della morte lo stanno aspettando e tutte le relazioni amichevoli lo stanno piangendo. Ma se la sua vita non è stata dedicata a Dio, a che serve? Solo quando c'è devozione fin dalla prima età, essa rimarrà costante e immutabile. La devozione delle persone egoiste ed egocentriche sarà vacillante. L'amore che le persone provano per Dio
quell'amore totale non cambierà mai. Questa è devozione incrollabile. Dove vi è un simile desiderio per Dio, il cuore si scioglie. Dio è mosso da una tale devozione. Questo è il tipo di devozione che tutti dovrebbero avere. Durante le feste come Navaratri, i devoti dovrebbero sviluppare tali sentimenti divini e sforzarsi di assicurarsi una visione diretta di Dio nei loro cuori. Dio è dentro e intorno a noi, ma nessuno sforzo è stato fatto per sperimentarlo. Le persone sono immerse nel dualismo, separando Dio da loro stessi. Attraverso l'amore, questo senso di separazione può essere concluso. L'amore è la forza vincolante tra il Jivatma, l'individuo, e il Paramatma, il sé onnipervadente. Oggi deve essere coltivata la sensazione del Paripurna Prema, l'amore totale. Incarnazioni del divino amore, non date spazio ai dubbi che sorgono a causa del cibo che consumate e dell'ambiente in cui vivete. Cercate di affrontare i dubbi con coraggio e fede. Non pregate Baba per aver cambiato idea, è vostro dovere cambiare idea. Se vi aspettate che Baba faccia tutto, voi cosa farete? Dio non ha bisogno di queste persone indolenti, voi dovete fare la vostra pratica spirituale e andare avanti. Così l'aiuto di Dio vi verrà quando farete la vostra parte. Fate il vostro dovere e lasciate i risultati a Dio. Pregate Dio per fare questo o quello, pregare Dio e chiedergli di fare questo o quello è un segno di debolezza. Se avete piena fiducia in Dio, la vostra mente è destinata a cambiare. Ma il ruolo di Baba non è quello di cambiare la vostra mente, ma di per riscattarvi dalle conseguenze delle vostre azioni. Tutti dovrebbero realizzare e agire per ottenere e comprendere questa verità. Per prima cosa, sbarazzatevi delle imperfezioni in voi e rafforzate la vostra devozione rendendola ferma e irremovibile. Questo è lo sforzo che tutti dovrebbero fare, il Purusha Prayatana, Prayatna. Allora otterrete Daivanugraha, la grazia di Dio. Entrando in questo cammino di verità, attraversando la strada della saggezza spirituale, unirete voi stessi nel divino. L'avatar deve essere seguito affinché ci si liberi. E per poter far questo bisogna osservare ogni suo passo, osservare le sue azioni e le sue attività, seguire i principi guida di cui la sua vita è una elaborazione. Seguite il suo amore, la sua compassione, la sua saggezza e provate a portarli nella vostra vita. Are Rama, Are
sai, Baba.